Cosa rappresenta la macchia sul lato della cattedrale? Ecco, sulla porta della laterale, sulla seconda più vicina al campanile della cattedrale, se uno alza lo sguardo e vede nell'angolo in alto a sinistra, vede che la pietra riporta una macchia rossa che ricorda una mano. E quella mano, la tradizione pratese, la riferisce appunto al furto sacrilego che fu fatto il 27 luglio del 1312 da questo ser Landetto di Musciattino, questo chierico che faceva servizio in cattedrale, che tentò di rubare la reliquia. Perché tentò di rubare la reliquia? È semplice, perché la reliquia in quel periodo era un po' il simbolo della città e anche il simbolo della crescita, non solo economica, ma della fede nella città. Poteva essere presa anche come un elemento di buona fortuna sempre per la città stessa. La tradizione vuole che Musciattino, rubando la reliquia, perse la vista e rimase chiuso in cattedrale con la reliquia in mano, camminando tutta la notte pensando di essere ormai lontano dalla città. Si dice lui originario di Pistoia, si dice che la volesse vendere o a Pistoia o comunque a Firenze, all'epoca città indipendenti come Prato e comunque come in tutta la Toscana, sempre in lotta fra di sé. A Firenze o a Pistoia, comunque Musciattino voleva vendere questa reliquia. La mattina all'alba lo trovarono in cattedrale, fu arrestato e ci sono ancora oggi gli atti del processo, sicché è una leggenda che comunque ha un fondamento di verità. Il processo gli fu riconosciuto il peccato e nell'atti del processo viene evidenziato che il crimine era anche a danno della comunità della città di Prato, che si riconosce anche un valore non solo di fede alla reliquia, e che venne condannato al taglio della mano che gli fu fatto sulla piazza, e che all'epoca la piazza del Duomo non era come quella che conosciamo noi, ma era praticamente la parte laterale, mentre la parte dove oggi c'è la fontana del Papero o del Pastorello era occupata dalle abitazioni, da un'altra chiesa che era la chiesa di San Lorenzo e anche dal Battistero, che era più o meno dove oggi c'è l'edicola in angolo alla piazza. Fu tagliato lì la mano, le fu legato alla coda di un asino, portato per le strade della città e poi al bastione delle Forche, dove venivano condannate, fu arso vivo, come racconta appunto le cronache del tempo. Questo ci fa a sottolineare l'importanza che la reliquia ha sempre avuto per la città intera. Non solo in quell'occasione Prato si ritrovò unita e compatta nella difesa di questa identità, ma anche poi nei secoli successivi. Prima anche di questo fatto si registra anche, e ci viene dai testi di una confessione, un primo furto, poi sempre rimesso poi la reliquia all'interno dell'altare dove veniva conservata, fu appunto confessata al confessore, sempre da un altro dei chierici della cattedrale, e anche nei secoli successivi, basti pensare poi anche nel XVIII secolo, quando il popolo tutto si sollevò contro le pretese di Scipione de' Ricci di togliere il culto alle reliquie, eccetera. Tutta la città si mosse a protezione della reliquia stessa.